La restaurazione è un periodo della storia europea che va dal 1815 al 1830, successivo alla caduta di Napoleone Bonaparte e caratterizzato dal tentativo delle potenze europee di ripristinare l'ordine monarchico e conservatore precedente alla Rivoluzione francese e all'era napoleonica. Questo periodo prende il nome dal fatto che molti monarchi europei che erano stati deposti durante le guerre napoleoniche furono restaurati ai loro troni. Parliamo adesso del contesto storico. Iniziamo col Congresso di Vienna che va dal 1814 al 1815. Allora, il Congresso di Vienna è stata una conferenza diplomatica tenuta dai principali stati europei dopo la sconfitta definitiva di Napoleone. I principali protagonisti furono Austria, Prussia, Russia e Regno Unito con la partecipazione di altre nazioni europee. Il congresso ebbe l'obiettivo di ridisegnare la mappa dell'Europa e stabilire l'equilibrio di potere per prevenire future rivoluzioni e guerre su larga scala. Vediamo adesso quali furono i principi della restaurazione. Allora, il primo, il principio di legittimità, ovvero la restituzione dei troni ai legittimi sovrani deposti durante le guerre napoleoniche. Questo principio portò al ritorno di molte monarchie tradizionali. Il secondo principio è quello dell'equilibrio di potere, ovvero la riorganizzazione territoriale dell'Europa per garantire che nessuna singola potenza potesse dominare il continente. Questo portò a una serie di compensazioni territoriali tra le grandi potenze. Il terzo principio fu quello della concertazione europea, ovvero la creazione di un sistema di conferenze regolari tra le potenze europee per risolvere, o meglio tentare di risolvere pacificamente le controversie e mantenere l'ordine, la cosiddetta Concert of Europe. Vediamo adesso quali sono i principali eventi e gli sviluppi della restaurazione. Allora, restaurazione delle monarchie. Molti monarchi, come Luigi XVIII in Francia e Ferdinando VII in Spagna, furono restaurati, come abbiamo detto, ai loro troni. Questo spesso comportava il ritorno a sistemi politici conservatori e repressivi. Abbiamo poi sistemi politici conservatori, quindi in molti paesi europei furono implementate politiche conservatrici per reprimere i movimenti liberali e nazionalisti. Questo periodo vide l'uso della censura, della polizia segreta e della repressione politica. Punto 3, le rivoluzioni del 1820 e 1830. Quindi, nonostante gli sforzi delle potenze conservatrici, il periodo della restaurazione fu segnato da numerosi moti rivoluzionari. Tra questi, le rivoluzioni del 1820 in Spagna e in Italia e le rivoluzioni del 1830 che portarono a cambiamenti significativi, come la rivoluzione di luglio in Francia che depose Carlo X e portò Luigi Filippo al trono come monarca costituzionale. Vediamo adesso qual è stato l'impatto della restaurazione. Quindi il primo tema è quello della conservazione e repressione, ovvero la restaurazione ebbe successo nel breve termine nel ripristinare le monarchie e reprimere i movimenti rivoluzionari. Tuttavia non riuscì a soffocare completamente le aspirazioni liberali e nazionalistiche che continuarono a crescere in Europa. Il secondo è lo sviluppo del nazionalismo e del liberalismo, ovvero le idee di libertà, democrazia e nazionalismo che avevano guadagnato terreno durante la Rivoluzione francese e l'era napoleonica non furono estirpate, non, cioè i fautori della restaurazione non riuscirono a estirpare queste idee, che infatti continuarono a diffondersi ponendo le basi per future rivoluzioni e cambiamenti politici nel corso del XIX secolo. Infine, il problema dell'equilibrio di potere. Quindi il sistema di equilibrio di potere creato dal Congresso di Vienna riuscì a mantenere una relativa pace in Europa per quasi un secolo, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. In sintesi, la restaurazione rappresentò un tentativo di ritorno all'ordine tradizionale conservatore in Europa, ma allo stesso tempo non riuscì a fermare l'onda crescente di idee liberali e nazionaliste che avrebbero continuato a modellare il continente nei decenni successivi.